Ciao e grazie per essere nuovamente in mia compagnia qua sul canale di Il Punto Ludico. Nuovo appuntamento con il video tutorial, ma prima doverosa risposta al quiz del video precedente. Se avevi risposto Couleur de Paris, hai indovinato. Sai dirmi invece questa volta per questo nuovo quiz a quale gioco appartengono i componenti in sovraimpressione? Come sempre, se ti va di partecipare, scrivi qua sotto nei commenti la risposta oppure chiedi l'aiuto del punto ludico e ti darò un piccolo suggerimento. Nel prossimo video poi vedremo la soluzione. Non mi dilungo oltre, vediamo le regole del gioco di oggi, ma prima sigla! Ciao, ti do il benvenuto in un nuovo video di Il Punto Ludico. Oggi vediamo il tutorial di Gypsy King. E qui parte subito Joby, Joba oppure Bamboleo, Bamboleira. Scherzi a parte, gioco di Cornet Van Morsel, pubblicato dalla Chvali, una casa editrice olandese. Titolo per 2-5 giocatori della durata di circa 30 minuti per partita, età dagli 8 agli 88 anni per precisione. Gioco che non è localizzato in italiano, c'è il regolamento in 4 lingue, inglese, francese, tedesco e olandese. Saremo appunto dei gypsy, che tradotto sono degli zingari che vanno in giro per queste vallate in cerca dei posti migliori intorno ai laghi. Quindi vediamo in cosa consiste. Innanzitutto dovremo creare il paesaggio di gioco con le tessere paesaggio, appunto, che sono numerate dalla 1 alla 15. Per una partita a due giocatori utilizzeremo soltanto quelle numerate dalla 1 alla 12, per partite in più di due giocatori utilizzeremo tutte le tessere. A ogni partita il paesaggio potrà variare in base a come orienteremo casualmente le tessere stesse. Posizionare poi la plancia per il punteggio a fianco del tabellone principale. Ciascun partecipante alla partita poi riceve come dotazione personale tutte le pedine Caravan nel colore scelto e posiziona poi il suo segnapunti sullo spazio 0 del tabellone. A questo punto dovremo prendere dalle riserve personali di ciascun giocatore un Caravan, dovremo mescolarli segretamente in mano o come vogliamo e poi creare un ordine di turno a fianco del paesaggio. Una volta stabilito l'ordine di turno, prendere un secondo caravan dalla disponibilità di ciascun giocatore e creare un'altra fila in ordine inverso. Ci servirà per la seconda parte del gioco. In questo modo. Quindi il setup è concluso, vediamo le regole di gioco. Una partita Gypsy King si svolge nell'arco di due round. Ogni round si ripete nello stesso modo, in turni alternati tra i vari giocatori che agiranno in base all'ordine di turno e dovranno posizionare i loro caravan sugli spazi verdi intorno ai laghi per cercare di massimizzare il loro punteggio. Finito il primo round, ci sarà un secondo round. Il primo si svolge dall'1 al 15, mentre il secondo si svolgerà dal 15 all'1. Capiremo in seguito che cosa significa questa cosa. Dopodiché, dopo due round, la partita termina e si calcolerà il punteggio finale. A partire dal primo giocatore indicato nell'ordine di turno, ogni giocatore, durante il proprio, potrà scegliere fra due opzioni: posizionare un caravan sul lago attivo oppure passare. Le vediamo entrambe nel dettaglio. Il giocatore arancio, primo di turno, decide di posizionare uno dei suoi caravan. All'inizio della partita dovremo posizionare il caravan necessariamente in uno spazio adiacente al lago numero 1. Dopo aver fatto questa mossa, prende il suo segnalino e lo muove in fondo alla coda. Tocca adesso al giocatore viola che può decidere di posizionare il suo caravan sullo spazio a fianco del lago 1 e decide di farlo e sposta poi il suo segnalino in fondo. Tocca a questo punto al giocatore giallo che è primo della fila della coda del turno. Siccome non ci sono più spazi adiacenti al lago 1, si passa al lago 2 e può decidere di o posizionare il suo caravan oppure passare. Mettiamo che decida di posizionarlo e sposta il suo segnalino in fondo. Tocca al giocatore rosso che può decidere o di posizionare o di passare. Ipotizziamo che decida di passare.
Quando si passa, è la seconda opzione, si è fuori da quel round, quindi il segnalino rimarrà all'inizio della coda di turno. Questo perché? Perché il giocatore rosso sarà il primo a piazzare sul lago 3, che sarà quello che verrà, diciamo, utilizzato dopo, che saranno riempiti tutti gli spazi intorno al lago 2. Andando avanti nell'esempio, tocca al giocatore marrone, che decide di posizionare un suo caravan vicino al lago 2 e poi muove il suo segnalino in fondo. Quindi si riverifica la coda, toccherebbe al rosso che però ha passato, tocca all'arancione, prende il suo caravan e lo posiziona e va in fondo alla coda. Toccherebbe quindi di nuovo al rosso, ma ha passato, quindi tocca al viola che decide di passare, ti consiglio magari anche di spostarli un po' per capire chi ha passato. Tocca al giocatore giallo che decide invece di posizionare un suo caravan da questo lato e quindi va in fondo, e poi tocca al giocatore marrone che posiziona il suo caravan qua e va in fondo. Non essendoci più spazi disponibili intorno al lago 2, si passa al lago 3 e sarà primo il giocatore rosso a posizionare. Posiziona qua e va in coda, tocca al giocatore viola che decide di posizionare un caravan qua e va in coda. Quindi il gioco si ripete in questo modo, sempre in ordine di turno dato dalla coda di turno, tra posizionare un caravan oppure passare per avere la priorità sul lago successivo. Vediamo adesso una situazione di gioco che si può verificare durante la partita. Ipotizziamo che sia il turno del giocatore arancio per il lago 4 e decide di passare. Il giallo decide di passare, marrone decide di passare, rosso decide di passare. In questo caso l'ultimo giocatore di turno è obbligato a posizionare tutti i caravan negli spazi vuoti al lago numero 4. Rimarrà pertanto in ultima posizione e si passerà al lago 5, dove inizierà poi l'arancione. Una volta che tutti gli spazi intorno ai laghi saranno stati occupati, si passa al conteggio. Per ciascun lago in gioco, per lago durante la fase del conteggio intendiamo l'unione anche di due spazi lago, quindi questo è un lago, questo è tutto un lago, un altro lago e così via, dovremo verificare chi ha più adiacenze intorno a quel lago e verificare quanti pesci fornisce quel lago. Nell'esempio specifico questo lago fornisce 5 pesci, quindi 5 punti. Il giocatore o i giocatori che hanno la maggioranza di caravan adiacenti a questo lago ottiene 5 punti vittoria, in questo caso viola e rosso con due adiacenze contro una del giallo e una del marrone ottengono 5 punti, che vengono immediatamente segnati sul tracciato del punteggio. Se all'interno di un lago ci sono più punteggi, quindi più pesci, abbiamo 4 pesci nel 12 e un pesce nel 3, il giocatore con la maggioranza ottiene il numero più alto, il secondo ottiene il secondo numero più basso. Se ci fossero 3 caselle con i pesci, allora ci sarebbe anche il punteggio per il terzo. Nell'esempio specifico il viola otterrebbe 4 punti e il rosso con 2 adiacenze ottiene un punto. Piccola nota riguardo il conteggio: se stiamo giocando una partita a 3 giocatori dovremmo raddoppiare il numero di punti vittoria dati dai pesci, quindi in questo caso sarebbero 10 punti a chi ha la maggioranza, se ci fosse un secondo posto dovremmo raddoppiare il numero di pesci. Se invece stiamo giocando in 2 giocatori, chi ha la maggioranza intorno al lago otterrà tutti i punti previsti per i pesci, quindi se ci fosse 5-1 otterrebbe 6 punti. Una volta calcolati i punteggi per i laghi, procederemo al calcolo dei gruppi dei caravan. Come riepilogato anche qua sulla tabella del punteggio, un gruppo formato da un solo caravan fornisce un punto, mentre ad esempio questo gruppo di 4 caravan tutti adiacenti tra loro fornisce 10 punti. Mano a mano ti consiglio di rimuovere i caravan e segnare i punti sul tracciato. Conteggiato un giocatore e rimossi i caravan, si procede con quello successivo fino a esaurimento. Inizia così il secondo round. I giocatori, oltre ad aver recuperato i caravan posizionati, recuperano anche quelli presenti nella coda del primo round, di modo che potranno essere utilizzati nel secondo round. Il secondo round ha inizio in questo esatto ordine, con le stesse regole dette in precedenza, soltanto che si partirà dal lago numero 15 andando a ritroso fino al lago numero 1. In questo secondo round il giocatore potrà posizionare al proprio turno
e due volte soltanto in tutto il secondo round due caravan nel momento in cui li va a posizionare. Questi caravan conteranno sia per la formazione dei gruppi, quindi per i punteggi finali dati dai gruppi, ma anche per le adiacenze ad un lago. Questa cosa può essere fatta al massimo due volte nel secondo round. Potrebbe capitare che un giocatore durante la partita esaurisca la sua riserva di caravan. In tal caso attingerà alla riserva di un giocatore che non è in partita. Difficilmente questa ipotesi si verifica con un numero alto di giocatori. Terminato anche il secondo round, si andrà al calcolo del punteggio come visto in precedenza, sia per i laghi dati dai pesci, sia per i gruppi di caravan, facendo attenzione alle zone in cui il giocatore al suo turno ha posizionato il doppio caravan. Quindi, manco a dirlo, il giocatore che avrà totalizzato al termine della partita il punteggio più alto sarà dichiarato il vincitore. In caso di parità, tutti i giocatori in parità condividono la vittoria. Eccomi nuovamente qua per fare il punto su quanto ho visto nel video tutorial e per darti le mie personali impressioni su Gypsy King, gioco di Corne Van Morsel per 2-5 giocatori della durata di circa 30 minuti per partita, pubblicato dalla casa editrice olandese Tjvali. Non so se si pronuncia in questo modo, comunque è scritto così. Dunque, titolo come hai visto con poche semplici regole in cui i giocatori saranno dei gypsy, saranno degli zingari che cercheranno attraverso il piazzamento dei propri caravan di accaparrarsi i posti migliori intorno ai laghi cercando di ottenere il maggior numero di punti vittoria, ma dovranno anche cercare di creare una catena unita dei gruppi di caravan più estesi possibile, perché anche questi saranno fonte di tanti punti vittoria. Quindi, se ti dovessi dire, riassumendo un po', da un lato che cosa mi è piaciuto, mentre dall'altro lato cosa non mi è piaciuto, sicuramente l'esperienza di gioco è molto semplice, è un titolo che secondo me possiamo proporre anche a giocatori neofiti, giocatori occasionali, ma anche a giocatori assidui per, come dire, un reset cerebrale tra un gioco di spessore e l'altro. Mi è piaciuto appunto il fatto che con due regole si spiega, e anche molto tattico, perché i giocatori dovranno scegliere se posizionare il proprio caravan sull'esagono, su un lago che può essere conveniente a loro, oppure passare per essere primi a posizionarlo su un lago che sarà maggiormente vantaggioso o su un esagono che sarà più favorevole per creare quel gruppo più grande che ci darà tanti punti vittoria. Quindi due regole, ma tanta, come dire, tatticità durante il gameplay. Mentre dal lato di che cosa non mi è piaciuto, in questo caso la grafica e i materiali. Molto carini i caravan, sono dei bei pezzettoni di legno fatti anche discretamente, però ecco, la plancia di gioco colori un po' spenti, molto, ecco, si può fare di meglio, però ovviamente è un gioco abbastanza vecchiotto, quindi lo sviluppo grafico, ecco, si vede che è di diversi anni fa, e anche i materiali, le tessere del tabellone, quello dove si segnano i punti, anche quelli dove si compone la mappa di gioco, non sono, ecco, come dire, eccelse, sono di uno spessore non elevatissimo. Ecco, nel complesso, quindi, il comparto grafico, materiali a parte che sono carini, non è che mi abbia esaltato più di tanto, anche se è funzionale per l'esperienza di gioco e per il gameplay. Questo è quello che penso di questo titolo. Se anche tu lo hai giocato, fammi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensi, scrivendomi cosa ti piace e cosa non ti piace. Se non lo conoscevi, scrivimi che cosa ne pensi riguardo a quello che ti ho detto o riguardo al tutorial. Come sempre qua sotto nei commenti e ci confronteremo nel solito dibattito ludico. Ti ricordo, se ti va, di cercare i profili Facebook e Instagram del Punto Ludico. Se ti piacciono i contenuti che sto portando sul canale, considera l'opportunità di iscriverti allo stesso, lasciami un like se il video ti è piaciuto e attiva la campanella per non perdere nessuno dei contenuti che pubblicherò sul canale. Ti ringrazio per la visione e, come sempre, curati di lore, guarda e gioca! Ciao!